Ok, proseguiamo, proseguiamo. Ora qui cosa ci sarà mai da fare? Può dirlo. Yeah. Quindi per la mia arma preferita. Con Redfield se non altro. E quella è una pistola. Ma tu sei una pistola. Interessante. P10. Il problema è, se io ora butto quell'arma, saranno dentro i potenziamenti? La domanda, eh. Sono un po' più potente, sembrerebbe. Questa è un po' più seria. Ho buttato il revolver, che comunque sia non uso perché non ha munizioni. Ma no, me lo tengo il revolver invece. Raccolgo questa, eh. Mia domanda è: dove sei P10? Piccia, grazie. Ma ha detto prima che le armi comunque sia che butto poi le ritrovo dentro l'inventario. E quindi immagino anche con i loro potenziamenti. Per cui va bene così. Spero, perché se così non fosse, rimarrei un tantinello fregato. Ma giusto un pelino. Dove sono arrivato, ovviamente. Vabbè. Speriamo di trovare un altro tavolo per i potenziamenti. Se non altro. Lo dovrebbe sapere perché leggi i bigliettini scritti in russo, quindi dovrebbe anche capirlo in russo, ma dettagli. Oh oh. Merda. Sì, Rusli. Dal diavolo l'esperimento. Cosa hai fatto a Nick? Tali. Sapevo che era una trappola! Claire, corri! Merda, la devo aiutare a salire, credo, vero? No? What the fuck? Cambia con Claire. Non posso da sola. Ok, devo aprire questo, credo. Devo spammare A, vai. Musica epica in sottofondo nel mentre, vai con Moira. Possiamo andare di qua. Lascia fare, ci penso io. Sì, dover chiudere questo per Claire. Dobbiamo alternarci. Uno chiude uno chiude l'altro. Veniamo a Claire. Qua. Tenone. Possiamo salire di qua. Товарищи, в баню и домой. Завтра вас опять ждет работа. Ciao. Ciao. Au. Perché di questo qua, ditelo. Possiamo aprire questa in qualche modo, sì. Au, au, au. Fuori, please. Thank you. Che fare qua? Dai. Holy fucking poop. Wow, c'è un testa di Kaz. Ora morirà con una bella raffica alla schiena. Addio, grazie mille. Lo sapevo che stava arrivando, ovviamente. Dato che è la sesta maledetta volta che riprovo a fare questa sessione. Non è per niente intuitivo, almeno per me, il finale.
bisogna attivare credo due meccanismi contemporaneamente, o forse, non sono sicuro della cosa, ma comunque andiamo avanti di qua. Perfetto, attiviamo questa simpatica valvola. Chiudila, ho detto. Verone, vai di qua. Credo che dovrei andare da quest'altra parte. Bene. Ora che arriva Redfield, io ho attivato quella di là l'altra volta. Forse devo attivare prima questa. Chissà. Magari se mi fai fare l'altra. No. Ok, neanche questa. In realtà dovevo scendere di sotto, mi sa. O andare di qua, perché quelle porte mi sa che erano un grandissimo fake. Perché prima ci ho provato ad aprirle e mi hanno ucciso, quindi sì. Diciamo che lo so. Lo so abbastanza con certezza che erano un fake quelle porte. Erano porte killer assassine. Scendi di qua, magari. E che dire, possiamo magari aprire? Claire? Claire, che dire, come fare adesso a raggiungere l'altra stronzona di là? Non ne ho idea. Aspetta, forse posso aprire una di queste porte da qui? Sarebbe di no. Quindi, mi sa che sono un tantino fottuto. Nuovo. Può distruggere? No. Apri questa, Claire. Oh, si è aperta! Yeah! Ok, vai, apri. Oh, yes! Dopo 7 tentativi, ragazzi. Vi farò un mini montaggio dei tentativi. Probabilmente. È piaciuto anche a te. Forza, andiamocene da qui. Una favola. Per qualche motivo in questo gioco sembra che io non guardi mai in alto. Claire, ecco qui, i canali che portano alla torre. La guardiana ci ha tenuti sott'occhio per tutto il tempo. Ma se ora crede che siamo morti nell'esplosione... Almeno abbiamo il fattore sorpresa. Non sono male. Siamo così vicini, Moira, lo sento. Lo sento. Per un altro, sì, devo abituarmi a guardare in alto, perché in genere nei giochi non guardo mai in alto per vedere cosa c'è di nascosto per andare avanti. Qui invece in questo capitolo bisogna sempre guardare in alto per qualche motivo. Comunque, tranquilli, non vi farò vedere tutti i tentativi che ho fatto per quella zona. Neil e la bimba non erano alla fabbrica. No, dovevo ascoltarti. Neil non ha scritto quel messaggio. Non avrebbe potuto. Tu chi sei? Che cosa vuoi? Mettilo giù. Merda. Ma è di Terra Save. Non capisco di cosa stai parlando. Niente braccialetto. Perché non hai un braccialetto? Sembro forse una donna. Oh Cristo vecchio. Non sai che succede? Devi andartene prima che sia tardi. Mai! Sto a casa mia. Ora, via di qui. Voi gente, venite nella mia bella isola e portate via tutto di qui. Qualsiasi cosa di brutto che succede ora, non chiedetemi aiuto. Gentile. A casa vostra. Questo posto è mio. Ok. Dunque, ora, per un altro... Ho qualche simpatico potenziamento. Baggiala. Benone. 150 di danno, eh? Tutto. Ok, ha danno livello 1 concentrato. Il danno, mettili danno a livello 2. Sì. Poi io direi che qui ci metti un bel danno a livello 1. Beh, caricatore livello 1.
Una bella ricarica rapida a livello 1. Schifo. Che qui mi metti caricatore livello 3. Che c'è danno a livello 2 concentrato. Togli il danno a livello 2. Danno a livello 2 qua. Abbiamo rateo di fuoco e ricarica rapida. Togli rateo di fuoco che non mi serve a granché. Qua. Buono. Carica rapida a livello 2. Metterei in lì, ma non ho nessun potenziamento, quindi. Va bene così, rimaniamo così. Stupido dinosauro. Sono stufa di uomini come lui. Intendi uomini come Barry? Tu dici andiamo a sinistra e lui va a destra, così si sente mister so tutto io. Già, anche mio fratello era così un po' di tempo fa. Ho cannato quella sola volta e non mi serviva il suo aiuto per sentirmi di merda. Allora non è che sarei molto contenta a vedere che Barry sta venendo qui a salvarti. Probabilmente ci rimette anche le piume per salvarti. Comunque, sappiamo quella. Non serve a niente, ma vabbè. Problema torre. Benone, avanziamo. Comunque sì, quel pezzo lì col tempo era piuttosto complicato per me per qualche motivo, perché molto probabilmente non guardavo in alto, come ho già detto. Devo abituarmi a guardare in alto. La prossima volta che succede mi devo abituare a guardare, cioè mi devo sforzare di guardare in alto, perché le vie di fuga in genere sono sempre in alto in questo gioco. Sto scoprendo questa cosa. Comunque, mappa delle fogne, grazie mille. Almeno quella. Non male, non male. Ma possiamo andare di là e possiamo andare di qua. Dove diavolo ce ne andiamo? Andiamo prima di qua, che ne so. Oh, i mostri come in Revelation 2, eh? Qualcosa lì, lo sappiamo tutti, quindi andiamo di qua prima. Lì dentro c'è qualcosa. Paraponzi, ponzi, po. Qua c'è qualche munizione, spero. Munizioni, fucile a canna liscia, non male. Oh, qualcos'altro, no? È tutto ultra mega sigillato, quindi non posso. Dobbiamo andare per forza di là, eh. Mi sa che mi devo beccare per forza l'assalto del mostro maniaco subacqueo. Troppo. Sai che mi tocca. C'è ancora? No, non ho idea. Saliamo qui, passiamo? No. Ho la terraferma. Sali. Certo. Ok. Uno di quei piranha mutati geneticamente, probabilmente, come in Revelation 1. Dovrebbe essere. Butto lì. Sì. Possiamo salire. Altre ammo. Un casino di munizioni per questo. Non male. Qui c'è qualcos'altro? Probabilmente no. Però andiamo a vedere lo stesso. Qui ci posso salire. Lì c'è roba interessante, sembrerebbe. Poi ci vado. Posso montare da qua. Non sembra proprio. Dove sarà andato quel pesciolino? Non ne ho idea. Comunque lì sopra pare che ci possa salire. Puntando lì. E di qua cosa c'era? Qua c'è una luce rossa. Oh merda, un altro di quei cosi, che carino. Vabbè, saliamo di qua prima. Ignoriamolo per il momento, for the moment. Saliamo. Se possono nuotare quei simpaticoni. Probabilmente sì. Stanno arrivando? Sì. Di questo.
Stanno arrivando vari. Possiamo tornare sopra, please? Ero nel bel mezzo di... di una bella esplorazione qui sopra. Mi hanno interrotto questi bastardoni. Please, non mi interrompete. Ho da fare. Può essere distrutto. Però, oh, aspetta, qua c'è... c'è questa. Andiamola di sotto. Non è... Thank you very much. E apriamo questo. Sopra. Qua. Ok, e uno. Ah, mancato il secondo. Sembrava quasi che era andato. Per pochissimo ho sbagliato. Thank you very much. Oh yeah, baby. Una parte rara. Buona. Peccato che non posso metterla da nessuna parte. Almeno per il momento. Comunque. Queste cose che esplodono. Penso ora mi esploderà in faccia, no? Non male. Dobbiamo portarlo sotto di qua. Dobbiamo buttarlo in acqua. Sembra di no. Strano che non possa portarla in acqua. Veramente. Per qualche motivo non me ce lo fanno portare. Non mi ce lo fanno portare. Lode? Va bene, allora. Di qua non ci potevo andare che era bloccato. Dunque, devo proseguire per forza dall'altra parte. Il fatto è che non ho idea di cosa possa servirmi quella scatola lì, quella specie di cosa di ferro lì, quel cubo di ferro. Cioè, avevo intuito che serviva per andare là sopra, ma non me lo fa portare giù, quindi non me lo fa buttare nell'acqua per qualche motivo. Quindi... qualche motivo non saprei come fare. Sali di qua, please, thank you. Riprovo l'ultima volta, ma non credo che me lo faccia buttare di sotto. Assolutamente no. Lo fa lasciare qui sopra per qualche... vabbè. Mistero, scendi, va. Lascialo, scendi di qua. Andiamo a far fuori quel simpaticone. Lì l'ho già raggiunta quella parte lì sopra, quindi non mi interessa. Vabbè. Mysterious. Vieni qua, carissimo, becca. Era un'esca quella, ok. Beccati una bella bomba. Beccatene un'altra. Focata. Oh merda. Non male che sono nell'acqua. Dove ce l'ho le bombe Molotov là? Coltala. Addio. Alright, baby. C'è qualcosa da raccogliere. Vedo tutti i lanciabili che aveva a disposizione. E sono abbastanza sicuro che due, essendo Molotov, non mi sono nemmeno servite, perché se mi sono spente appena gliele ho lanciate contro. Ma dettagli. Certo che mettere un coso armato con le granate infuocate davanti a un punto dove c'è un tizio che lui praticamente, dove c'è acqua, solamente acqua,
non è un'idea molto intelligente, ecco, diciamo così.